mister Genta che abbiamo oggi qui con noi, che allena la squadra del CFSU Tirol. E oggi vogliamo sapere del mister Genta come qualcosa di personale, diciamo qualcosa che mai nessuno forse le chiede. Nel senso, non so, le piace la musica ad esempio? Assolutamente sì, effettivamente sono domande che non mi ha mai fatto, quindi le rispondo molto volentieri. Allora, per quanto riguarda la musica, io amo la musica italiana e l'ascolto abbastanza, anche se il tempo per ascoltarla è molto poco, però quando ho qualche minuto di tempo l'ascolto sempre molto volentieri. E ha figli, ha una famiglia, riesce a combinare tutto? Ma sono sposato, mia moglie ha giocato con noi per parecchi anni, adesso gioca a calcetto, quindi ci vediamo veramente poco, ma riusciamo un po' a combaciare i nostri orari e i nostri impegni. Lei è allenatore a tempo pieno o ha un'altra occupazione anche? No, assolutamente, nel calcio femminile è improponibile fare l'allenatore professionista. Io ho un'attività, ho un'impresa, vendo computer, diciamo tutte quelle cose tecnologiche, facciamo siti internet, quindi è un'impresa abbastanza articolata e quindi anche per me, essendo un imprenditore, è molto difficile dedicare tantissimo tempo al calcio, però sono 20 anni che faccio questa seconda professione, anche se in realtà non è stipendiata come professione, e cerco di dedicare il maggior tempo possibile e non è assolutamente facile. Ma perché lei da giovane ha giocato a calcio e quindi la passione è nata già da giovane o come è arrivato a essere allenatore? Ti ringrazio per il da giovane. No, ho giocato per parecchio tempo al calcio, ho fatto tutti i giovanili, sono arrivato fino a circa 18 anni, quindi partendo dai 6 anni, perché una volta diciamo nel settore maschile a differenza del femminile si parte molto presto, e sono arrivato fino all'interregionale, giocavo in porta, dopo ho preso in mano una squadra locale di Riva del Garda come allenatore dei portieri e dopo 21 anni sono ancora qua che alleno il calcio femminile, avendo fatto un po' tutte le tappe che era possibile fare in questo sport. Il rapporto con le calciatrici, le sue allieve, diciamo, è importante? Quanto è importante per il buon rendimento della squadra? Ma il rapporto diciamo che è ottimo, anche se io credo molto nel bastone carota, nel senso credo di essere molto disponibile con tutti, credo di essere anche molto simpatico quando c'è da essere simpatico, credo di essere un gran rompi e non posso andare avanti, ma comunque possiamo dire rompipalle quando c'è veramente da fare delle cose molto serie, perché credo in quello che faccio, non ho voglia di perdere del tempo, ho voglia di fare delle cose molto positive e anche quest'anno ho deciso di venire a Sud Tirol proprio perché c'era un progetto fatto in un determinato modo. Diciamo che quello che stiamo facendo finora sta andando bene, siamo primi, abbiamo fatto delle partite di rai eccezionali, abbiamo mai perso una partita e quindi questo tipo di rapporto bastone carota sta funzionando e spero funzioni sempre. Grazie allora di questa intervista.